sono pronto ad andare in tribunale. Discuteremo in quel contesto. Io parlo e ho sempre parlato delle cose che ho vissuto. Interpretano le cose in un altro modo, non posso farci nulla. A parlare è Sebastiano Visintin, 73enne e marito di Liliana Resinovic, 63enne, la pensionata scomparsa da Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata cadavere in un boschetto il 5 gennaio 2022. Sebastiano è stato rinviato a giudizio per diffamazione aggravata. A denunciarlo sono stati i vicini di casa, Gabriella Micheli e il compagno Salvatore Nasti, a seguito di alcune dichiarazioni fatte da Visintin durante due apparizioni televisive, risalenti al 22 e al 29 settembre 2023. A riferirlo è il legale della coppia, l'avvocato Francesco Mazza. In entrambe le circostanze, le parole pronunciate da Sebastiano avrebbero potuto insinuare nella mente dei telespettatori il sospetto che, la sera della scomparsa della moglie, Gabriella e Salvatore fossero entrati con uno stratagemma in casa sua e di Liliana, portando via qualcosa, forse le chiavi dell'appartamento. Come è noto, non è mai stato ritrovato il mazzo di chiavi che Liliana usava quotidianamente. In borsa aveva quelle di scorta. Che fine hanno fatto le altre? Secondo l'avvocato Mazza, Visintin avrebbe fatto insinuazioni nei confronti dei vicini che nel settembre 2023 hanno presentato querela. Il pubblico ministero Maddalena Cergia ha ritenuto validi gli indizi e ha rinviato a giudizio Sebastiano Visintin. La prima udienza è fissata per il 20 novembre. In quella occasione i vicini di casa potranno costituirsi parte civile. Tuttavia, Sebastiano, forse abituato alle accuse e al clima di sospetto che lo circonda a causa delle numerose contraddizioni emerse in questi 3 anni, ha dichiarato di sentirsi sereno, come sempre del resto. Ha detto: «Non ho niente da nascondere. Piuttosto loro mi considerano l'assassino. Ad ogni modo non sono preoccupato. Ci vediamo in tribunale». Insomma, l'uomo non è sembrato affatto turbato dalla notizia del suo rinvio a giudizio. Non si tratta, tra l'altro, della prima denuncia contro di lui. Ha infatti precisato: «Sono già 2 o 3 le denunce che hanno fatto contro di me». Ma perché, dopo la morte di Liliana, i rapporti tra lui e i vicini, che un tempo erano più che buoni, sono diventati così tesi? Gabriella Micheli e Salvatore Nasti sono stati tra i primi ad allarmarsi quando, nel pomeriggio del 14 dicembre 2021, non riuscivano a trovare Liliana. Lo avevano saputo da Claudio Sterpin, l'amante della donna, che al mattino aveva un appuntamento con lei, ma non si era presentato. Informati proprio da Claudio, Gabriella e Salvatore avevano tentato di mettersi in contatto con la pensionata, inviandole messaggi a cui non poté rispondere, visto che aveva lasciato il telefono a casa. Dopodiché sono andati da Sebastiano e, in serata, lo hanno convinto a recarsi in questura per denunciare la scomparsa. Il marito non sembrava particolarmente preoccupato. Nei mesi successivi, il rapporto tra Visintin e la coppia di vicini si è incrinato, fino a sgretolarsi completamente. Gabriella ha più volte messo in evidenza le contraddizioni di Sebastiano e, sin dall'inizio, ha sottolineato il suo strano comportamento il giorno della scomparsa della moglie. Un atteggiamento che non è passato inosservato nemmeno ai familiari di Liliana, in primis al fratello Sergio e alla cugina Silvia Radin, che sin da subito hanno fatto fronte comune con Sterpin nella loro battaglia per conoscere la verità. Sono convinti che alla loro cara Lilly sia stato fatto del male. Nel frattempo, le indagini proseguono. Sono in corso gli ultimi accertamenti scientifici per stabilire come sia morta la pensionata. Gli esami fanno parte di quella che è, a tutti gli effetti, l'inchiesta bis sulla morte di Liliana Resinovic. La procura è chiamata a chiarire, una volta per tutte, se la donna si sia suicidata o sia stata uccisa.